Eccoci qua. Quindi brand comp e qualche base sullo slow roll, ragazzi. Allora, slow roll cosa vuol dire? Lo slow roll vuol dire rollare sopra i 50 gold, ok? Quando si fa lo slow roll? Quando si vogliono fare dei pezzi al tra. Lo slow roll è nato ai tempi del set 2, quando è nata una comp che si chiamava, questa è un po' di storia di TFT anche, quando è nata una comp che si chiamava Egg Roll Comp, una comp che consisteva di rerollare molti pezzi costo 1 e si rerollava al 5, allora, e si rerollava il 5 per i costi 1, ok? In precedenza era nato l'hyper roll, da non confondere slow roll e hyper roll. L'hyper roll vuol dire rollare al 4, a 3, 1, quindi l'ultimo round disponibile del livello 4, tutti i vostri gold, per fare i costi 1 al 3, ok? Per avere subito lo spike dello stage 3 e avere i costi 1 al 3. Lo slow roll invece è andare a un altro livello, ad esempio se volete slow rollare una comp con i costi 1, quali possono essere gli Hellion di questo set? Slow rollate al 5, perché vi servono Kled, Poppy e Ziggs che sono costi 1. Se volete invece slow rollare altre comp, ad esempio quella con i Cavalieri e gli Spellweaver, slow rollerete al 5. Mentre se volete, al 6 scusate, mentre se volete slow rollare dei costi 3, slow rollerete al 7 o all'8, ok? Quindi questo è chiaro. Quindi sappiamo ora la differenza tra hyper roll e slow roll, ok? Quindi ora passiamo a un esempio, quindi la brand comp. Perché è forte? Perché contiene molti pezzi, appunto, costo 2. E quindi con il cambio delle percentuali che c'è stato ultimamente, è molto più semplice hitarli slow rollando al 6, ok? Quindi la differenza di prima è che prima slow rollavate al 7, ora slow rollate al 6, perché la percentuale è più alta, cioè il 40% per i costi 2. Quindi, quali sono le priorità di questa build? Diciamo che questa build ci andate solitamente se avete magari una goccia, quindi gli item, almeno una goccia, degli item decenti per brand e magari brand o qualche cavaliere early. Quindi, quando andate questa comp, quando avete degli item decenti per brand e magari dei pezzi della comp early. Ok, cosa fate con questa comp? Andate a 3-2, quindi a 3-2 andate al 6, ok? Andate a 3-2 al 6 e rollate, quindi non solo rollate, rollate per avere la comp, che possono essere 4 Spellweaver e 2 Cavalieri, o 4 Cavalieri e 2 Spellweaver se sculate Rell, e rollate per dei pezzi al 2. Fondamentale avere almeno 2-3 pezzi al 2, possibilmente almeno 1 tra Hecarim e Brand, perché sono i vostri, tra virgolette, carry, ok? Hecarim sarà il vostro carry nel senso del vostro tank frontliner, e Brand sarà il vostro carry nel senso del vostro damage dealer. Quindi priority degli item, ovviamente blue buff su brand essenziale, poi un item di danno che può essere lo Spellcat, ma può essere il Rabadon o può essere il Giant Slayer in questo nuovo meta, e poi solitamente un item difensivo che può essere la GA, può essere la Gambled, può essere il Trapclaw, in alcuni rarissimi casi può essere la RFC per dare più range a brand e farlo stare fermo, diciamo. Però questa qua è la build perfetta. Su Hecarim metti da tanto, quindi possono essere Warmog, appunto Titan e Spark Shadow. Quindi questa qua è la comp che voi rimanete al 6 tutto il tempo. Quindi voi slow rollate al 6. Slow rollare cosa vuol dire? Stare sopra 50 gold per MRD e comprare gli unit che vi servono. Gli unit che vi servono sono quelli di unit costo 2. Quindi Hecarim, Sejuani, Victor e Brand, ok? Questa qua è la versione finale. Una volta che voi tappate Brand 3, Hecarim 3 sono i due pezzi essenziali. Se vedete che siete lontani da Sejuani e Victor, potete andare dei livelli. Però se non lo siete, continuate a slow rollare per Hecarim e Brand. Dopo aggiungete semplicemente Kled e Rell, quindi altri due cavalieri. In caso voi abbiate la spatola Spellweaver o la spatola cavaliere, ovviamente la spatola cavaliere non datela mai a Brand, datela sempre, che ne so, a Victor o Ziggs, che poi vabbè, ovviamente è Vel'Koz una volta che lo trovate. E la spatola Spellweaver datela sempre ad Hecarim o Rell, in caso Hecarim fosse pieno di item. Altri item potete ottimizzare Sejuani con gli altri item tank e Zyra con altri item AP se li avete, o Vel'Koz. Quindi in caso voi abbiate la spatola Spellweaver, ovviamente al 7 potete avere 4 cavalieri, 4 Spellweaver, e all'8 potete aggiungere, che ne so, un Viego oppure un Ironclad, quello che vi serve, insomma. La seconda versione della comp, invece, quella che è uscita questa patch, è questa. Perché è forte? Si vede, ovviamente, perché sono tutti costi 2, quindi al 6 vi ricordiamo 40% per trovare i costi 2, quindi di nuovo questa comp uguale a prima. Quindi ci andate quando avete gli item di brand e magari qualche unit in early, e a 3-2 rollate per avere i pezzi al 2, ok? Rimanete al 6, quindi una volta che voi rollate per stabilizzarvi, si chiama roll per stabilizzarvi, al 6, andate avanti per fare economy up e slow rollate al 6 sopra 50 gol. Quindi voi rimanete sopra 50 gol e rollate il gol in eccesso per fare i pezzi al 3. Una volta che avete anche qua almeno brand 3, Hecarim 3, andate di livelli, ma qua potete fare tutto al 3, ok? Non è facile, ma può capitare con nuove percentuali. La cosa forte di questa comp è perché vi permette di slow rollare al 6 è perché anche quei pezzi al 2 reggete molto bene lo stage 3 e lo stage 4, ok? Lo stage 5 iniziate probabilmente a perdere un po' se non avete almeno un pezzo al 3,
però ce la, ve la cavicchiate. E la versione finale di questa campo è uguale all'altra, quindi aggiungete due cavalieri. Quindi se avete domande in chat fatele, sono qui per rispondere. Poi andiamo avanti, non vi farò vedere un gameplay perché è fino adesso che provo a forzarla, diciamo. Potete rivedervi il VOD, semplicemente l'ho giocata, l'ho anche forzata e ho fatto degli score anche decenti. Cioè ho fatto le top 4 in game super forzati a Lelo Platino, quindi proprio per farvi vedere che funziona molto bene anche dello soprattutto dello basso. Ovviamente più andate avanti più è worth giocarla quando vi danno lo start adeguato, quindi dei brand early, degli item e bla bla bla. Prima domanda, con questa comp Lelo Platino dici che si può giocare tranquillamente? Certamente, te l'ho appena provato, ho appena fatto una top 3 a Lelo Platino in NA con brand senza il blue buff. Per farvi capire quanto è forte questa comp, soprattutto a Lelo Bassi, ok? Che ve la consiglio di giocarla. In D4 funziona in tutti gli Elo Lord. Vi ripeto, più andate avanti con l'Elo, più dovete stare attenti nel giocarla quando è giusto giocarla, ok? Però fino al Diamond, secondo me, anche fino al Master potete forzarla. Se voi vi trovate bene potete forzarla tutti i game. Dovete giocarla bene, capire gli spike, capire quando magari è più worth andare più deep, quando è più worth rollare più gold per stabilizzarsi e buildare gli item corretti, utilizzare un positioning corretto, che solitamente è questo, visto che la cosa di forte con questa comp è che adesso in meta non ci sono più tanti Trundle, quindi Hecarim diventa ancora più forte. E hanno buffato Sejuani, ok? Non è fatto sì gli Spellweaver, però essendoci meno Trundle in meta, diciamo che la comp è forte. La comp con solo due cose cosa prioritizza? Il 7-8, Spellweaver? No, te l'ho appena detto, Cavalier. Cavalier, Cavalier. Al 7 Cavalier, all'8 Cavalier, quindi per averne, scusate, 4. Come si counter a parte Trundle? Con gli Assassin, con Vel'Koz, con Karma, con il Giant Slayer su Draven, così si counter. Questa fase si gioca solo solo roll? No, si gioca anche normalmente. Senza blu si cambia comp? Io non l'ho fatto l'ultimo game, non è facile cambiare comp, ma di solito ci vai quando sai di avere il blu, quindi almeno una goccia in early e un'altra ti arriva o comunque la droppi. In quale turno si livella 6 si rola per stabilizzare e trovare il brand 2k2? A 3-2. Domanda, positioning uguale a quello che mosse tu? Sostanzialmente sì. Se avete il blu su brand potete cornerarlo, nel senso mettergli un pezzo sopra, brand non cammina, non auto-attacca e continua a spam castare, protetto, rimanendo nell'angolo e non cammina. Secondo te è meglio 4 spell la classica o l'altra? Secondo me è meglio 4 spell weaver. Avevo visto anche brand Abo Brawler, funziona se non nettassimo i cavalieri. Se giochi Brawler, secondo me è molto meglio giocare Vel'Koz a quel punto. Perché diciamo che il Brawler, gli Abomination vogliono un fight più veloce, ok? Perché vogliono appunto che le unit in front le muoiano prima. Mentre brand richiede un fight più lento, perché brand è un carry che comunque fa danno, ma ci vuole tempo, ok? Quindi avendo gli Abomination è meglio giocare Vel'Koz, che ha un danno più lineare, più veloce. Gli attimi di brand vanno bene lo stesso se sono corrotti? Il blu sì, lo spell kit assolutamente no, e la GA sì. Quello stesso che ha detto in cui si fa il 6, 3-2. Con 8500 KP, item good per brand, si può aspettare per forzare la comp a 3-4, oppure quando bisogna forzare? Tu farsi subito, cioè tu puoi andare a questa comp a turno 1, puoi andare a questa comp quando vuoi. Quindi a 3-2 roll, fai il 6 rolli comunque per stabilizzarti, e poi fai economy sullo rolli sopra 50 gold. Ma late game conviene sempre cercare di fare di al 3 oppure rinunciare per andare a lotta e giocare 4 spellure e 4 cavalieri? Conviene sempre cercare di fare di al 3? Il late game non esiste, ragazzi. Voi al 6 dovete slowrollare e fare le cose al 3. Dovete avere almeno brand tracker in 3 per poi pensare ad andare di livelli. Con Shojin da un auto in più di blu corrotto o ne basta uno? Allora, blu corrotto è uguale al blu normale. La differenza è che non lo potete trappare perché deve tirare per forza l'auto-attack. Brand anche col blu normale tira un auto-attack e poi ulta perché è mana loccato, ok? Quindi comunque il tempo tra una ulti e l'altra deve tirare un auto-attack brand. Quindi la differenza tra blu normale e blu corrotto non c'è. C'è solo nel fatto che lo potete cornerare e trappare col blu normale. Col blu corrotto no. Può essere una strategia per Karma? Certamente, Giuseppe. Prima del 3-2 in quale stesso puoi rollare per questa comp? Non rolli prima del 3-2. Tu rolli a 3-2 perché fai il 6 a 3-2. Tu non fai mai il 6 prima del 3-2 quando giochi questa comp. Mai. Penso che in nessun caso si fa il 6 prima del 3-2. Non è vero. Si fa se sei un win streak start. Lo puoi fare a 3-1.